Bentornati alla Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo con Massimo Gianni, che saluto. Grazie, ciao, un saluto anche a te e a tutti gli amici telespettatori. Radiocronista di Radio Italia 5, nonché curatore, ideatore, conduttore di Cartube, che tra l'altro ha ospitato in questi due viaggi già il Presidente della Cava e poi andrà in onda anche quella con Pieroni. Sì, Pieroni è stata registrata sabato mattina, mi sono straraccomandato, dico, microfoni spenti, dico mi raccomando domani giochiamo con l'Entel, non dire domani si gioca, insomma alla prima curva, perché domani giochiamo contro, gli viene distinto. È andato fuori strada. Allora, e poi saluto, ritrovo Paolo Banchetti, tifosissimo dell'Arezzo, buonasera Paolo. Ciao a tutti, buonasera. Allora, ovviamente partiamo dal 2-2 con l'Entella e andiamo a risentire subito anche quello che ha detto Dal Canto a ieri alla fine della partita. Tra le rimonte subite, quella contro l'Entella forse è meno amara, un po' perché alla vigilia quasi tutti avrebbero firmato per il pari, vuoi per la forza della squadra che più di tutte è candidata alla vittoria finale, senza dimenticare l'emergenza centrali difensivi con la contemporanea assenza di Pinto e Pelagatti, così Burzigotti, che non giocavano a gara ufficiale da maggio, ha accelerato i tempi del rientro facendo coppia con Borghini. Cutolo viene proposto dal primo minuto, la gara sembra viaggiare sull'equilibrio con l'Arezzo che si fa maggiormente apprezzare sul piano del gioco e con due fiammate va sul 2-0, prima Brunori trova l'angolino e poi su splendida combinazione Serrotti-Foglia quest'ultimo inventa un pallonetto delizioso per il raddoppio. L'Entella si presenta nella ripresa più determinata e dopo 5 minuti accorcia di testa con Eramo, sarà lo stesso Eramo a 3 minuti dalla fine a trovare in diagonale il pari. Nell'ultima mischia finale stava per scapparci la beffa con Diav che ha mandato fuori di poco. In classifica l'Arezzo scende al quarto posto, scavalcata dalla Provercelli, vittoriosa nel recupero. Amaranto al quinto pareggio interno. Ma in generale abbiamo fatto una buona partita, pur vero che secondo me l'Entella alla lunga ha preso piede, quindi ci sta che la partita si sia riequilibrata nella seconda frazione. In vantaggio di due gol potevamo gestirla un po' più da furbi, più nei minuti finali. È chiaro che il gol preso dopo 5 minuti del secondo tempo complica un po' le robe, perché comunque è una forza d'urto grossa loro e ci può stare che dopo il gol lo trovino. Prenderlo più tardi, se proprio lo dobbiamo prendere, sarebbe meglio, questo non si può scegliere, quindi prendiamo il punto per buono, prendiamo la prestazione per buona. Siccome è il terzo, mi sembra, che subiamo in queste fasi qui, tutte contro squadre di questo blasone qua, vuol dire che magari un difetto di fabbrica ce l'abbiamo, più nella gestione che nell'aspetto tecnico. Questo non c'entra niente con l'aspetto tecnico. Dobbiamo imparare a farci forse un po' più furbi nel gestire i minuti finali, ecco. Il primo tempo, non so se dello stesso avviso, più bello di questo campionato, veramente spettacolare contro una formazione, tenuto presente che giocavamo contro un'Entella che è veramente una grande squadra. Sì, il metro di misura te lo dà sempre al valore dell'avversario, quindi è normale che farlo contro di loro aumenta i meriti dei miei giocatori, che sono sempre stati enormi dal mio punto di vista. Se vogliamo tentare di fare un campionato che non è anonimo, dobbiamo spingere l'acceleratore su altri tipi di questioni che non sono oggi quelle tecniche il nostro problema. Tentiamo di lavorare un po' sui nostri di caratteri per tentare di migliorare qualcosa. Secondo tempo, all'ultimo veramente eravamo un po' sulle gambe, è stata un po' la difesa, l'uscita di Burzigotti, eravamo proprio in emergenza totale. Ma lo sapevamo prima che avremmo avuto qualche difficoltà nei cambi oggi, avevo 10 under in panchina di cui 8 erano 98, ci può stare, insomma siamo stati costruiti così, quindi no, non è una sorpresa. Ripeto, andiamo avanti sereni, mi dispiace più che altro per i giocatori che non abbiano portato a casa un risultato che sarebbe stato gratificante per loro, anche se alla fine ripeto che per quello che si è visto durante la gara il pareggio ci può stare, ci dispiace che sia venuto in questo modo qua. È una rimonta diversa, diciamo, dalle altre che avevano più amareggiato, diciamo. Sì, perché alla fine loro, pur non impegnando Pelagotti, perché parate non me ne ricordo, però hanno marcato un pochettino la partita nel secondo tempo come l'abbiamo marcata noi nel primo. Contro questi avversari qua, se me l'avessero detto prima sarei stato contento, oggi dopo l'epilogo che ha preso magari mastico un po' amaro, ma va bene. Un giudizio su Burzigotti e anche la scelta di Tassi play basso, com'è nata? Secondo me Lore fa meno fatica in quel ruolo lì, Tassi, perché è un po' più coperto, perché
secondo me da mezzala serve un altro tipo di caratteristica per dinamicità, per contrasto, lo fa senza grossi problemi. Per Burzigotti sono contento, dopo 7 mesi di inattività difficile fare una partita di questo valore qua, però ragazzo che si è sempre andato bene, è chiaro che dopo l'uscita sua ho messo Luciani in mezzo non avendo difensori centrali, non avevamo tante altre soluzioni, quindi va bene così. Allora Massimo, lo dice anche lui, lo fa capire, nel senso che rispetto ad altre rimonte che l'Arezzo ha subito, pur essendo anche questo un gol arrivato nei minuti finali perché mancavano 3 minuti, quando ormai, diciamo, malgrado la pressione dell'Entella si sperava di portarla a casa, però un po' perché alla vigilia forse veramente l'avremmo firmato, un po' per la forza dell'avversario, per l'Arezzo in emergenza, insomma per tanti motivi è un punto alla fine che fa comodo, diciamo così, o quantomeno insomma viene preso bene rispetto ad altri pareggi interni. Soprattutto è l'ennesima riprova che l'Arezzo davanti alle squadre forti non è andata sotto contro nessuno, nemmeno contro la Juventus Under 23 che doveva essere un po' lo spauracchio di questo girone A della Serie C. Insomma, di fatto che contro le grandi protagoniste di questo campionato l'Arezzo ha sempre fatto delle signore partite. Non è stato particolarmente fortunato, io anche, ci metto anche questo, perché insomma non è che siamo con lo stellone a favore, insomma anche qualche partita a uscire dallo stadio diciamo mamma mia come ci è andata bene, siamo riusciti a vincere nonostante, no, ci purgano sempre, ecco, quando abbassiamo. È chiaro che tutti quanti avremmo, io sono d'accordo con Dal Canto, tutti quanti avremmo firmato alla vigilia un pareggio contro l'Entella, visto la situazione di emergenza, di totale emergenza che avevamo soprattutto nel reparto e nell'assetto difensivo, perché ci metto anche Basit, perché Basit avrebbe fatto un comodo veramente incredibile soprattutto in fase di contenimento. E poi gli ultimi 10 minuti, quando Burzigotti, che non doveva essere della partita, perché Dal Canto a Piacenza alla nostra precisa domanda dico e ora, dico perché Pinto era stato appena ammonito e quindi sarebbe stato squalificato, disse Burzigotti non è assolutamente in grado di reggere una partita, ha retto fino a 10 minuti dalla fine, alla grande posso dire, e probabilmente se ci fosse stato in campo lui magari avremmo subito anche il gol, però insomma sarebbe stata un'altra situazione. Io vedo il bicchiere mezzo pieno anche in questa circostanza. Anche perché Paolo è stato forse il primo tempo migliore che abbiamo visto quantomeno in casa. Sì, ma un primo tempo direi eccezionale, era tanto che non vedevo giocare così bene la squadra. Io sono rimasto estasiato del primo tempo, dispiace, c'è amarezza per il secondo, soprattutto perché raggiunti nel finale, anche se dobbiamo essere consapevoli della forza dell'Entella, che effettivamente secondo me è la migliore squadra del girone. Entella e Provercelli sono quelle che, anche perdendo la Provercelli, però ha fatto un'ottima impressione. Sì, anche la Provercelli mi era piaciuta, mi piace un po' più l'Entella, però anche il Provercelli secondo me è un'ottima squadra, però anche l'Arezzo non è male, se a gennaio riusciamo a puntellare un po' la squadra, poi chissà. Dal Canto dice, no, parla di quasi difetto di fabbrica, dice se tante volte con le squadre diciamo più forti subiamo, no, negli ultimi minuti, evidentemente non è un caso, dice. No, qualche limite c'è, è ovvio, se no non saremmo quinti o sesti, ora come siamo non mi ricordo, però insomma la squadra mi piace, gioca bene, è formata da molti giovani interessanti, c'è un Brunori che secondo me è un giocatore fortissimo. Abbiamo un rientro di Cutolo che è importante, Belloni manca, anche questa è una cosa molto, Belloni è un bel giocatore, a centrocampo c'è il mistero Salifu che purtroppo non... mistero. È un bel mistero, per cui ci sono anche delle defezioni importanti, ieri avevamo un'emergenza in difesa, ma io sono fiducioso sinceramente, anch'io come Massimo vedo il bicchiere mezzo pieno. Effettivamente anche ieri, no, considerando che l'Arezzo diciamo ha subito gol probabilmente troppo, cioè subito pronti via, ha subito gol e quindi chiaramente la pressione dell'Entella è aumentata, perché rimanere sul 2-0 magari per più tempo probabilmente avrebbe cambiato le cose, e poi la mancanza con questa situazione di squalifiche e infortuni di mettere anche un centrocampista al posto appunto che poteva, di Basit che non c'era nel secondo tempo, ecco, un Salifu in condizione avrebbe dato una grossa mano, no? Sì, una cosa che ho notato l'ennesima è che l'Arezzo se non termina una partita
con un gol al passivo su calcio da fermo, sta male, insomma, anche domenica è successa la stessa cosa, insomma, sugli sviluppi di un corner, la stessa dinamica praticamente, un uomo lasciato libero in area di rigore. Secondo me, ecco, sì, è chiaro che bisogna che dal canto lavori un pochino anche sulla testa di questi ragazzi, no? Che forse qualche volta commettono qualche errore di gioventù, qualche po' troppa esuberanza, però d'altronde è una squadra giovane di grandissima qualità, bisogna prenderne i pregi e anche ovviamente i difetti. Io penso che i pregi siano nettamente superiori ai difetti. Continuiamo tra poco. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto, allora andiamo a sentire anche l'allenatore dell'Entella che ci dice, secondo lui, l'Arezzo può rimanere in queste posizioni. Non abbiamo fatto un buon primo tempo sicuramente, l'Arezzo ci ha messo sotto, abbiamo capito in ritardo un po' la partita perché non pensavamo nemmeno che le condizioni del campo fossero così, però a parte questo, devo dire la verità, l'Arezzo ha messo molto più verbi, più grinta, più fisicità. Veniva a prenderci sempre alti, non ci ha mai fatto girare, è andata a contrasto più volte, noi invece siamo stati mollicci, la verità è questa. Abbiamo preso due gol anche da, tra virgolette, da Polli, perché il primo, pur essendo un bel gol, sicuramente non si può far girare così un attaccante in area, il secondo un inserimento assolutamente che possiamo assorbire bene, anche se anche questo è stato un gran bel gol, un gran gesto tecnico. Tatticamente la partita è stata difficile nel primo tempo perché loro si abbassavano sempre con i due centrocampisti e non solo con il play, e noi abbiamo fatto fatica ad andarlo a prendere, a volte andava Paolucci, a volte Eramo, ma quando andava Eramo loro aprivano il gioco a sinistra e lì c'era un problema, avevamo un problema grosso. Nel secondo tempo invece abbiamo lavorato più uomo su uomo, abbiamo alzato molto Paolucci, siamo andati a prendere molto alto, abbiamo riconquistato tanti palloni, ma soprattutto non abbiamo mai permesso all'Arezzo di giostrare, di giocare palla, perché con i due tre quarti, anche se Cutolo ha fatto più la punta, a livello di qualità ci potevano mettere in grande difficoltà. È stato un pareggio poi meritato alla fine, naturalmente, perché abbiamo comunque costruito non solo i gol ma anche due tre palle gol importanti, anche l'ultima. Pareggio giusto per quello che si è visto, primo tempo assolutamente di marca aretina, giusto? Secondo tempo abbiamo giocato molto meglio noi. Ci portiamo a casa questo punto in un campo molto difficile contro una squadra assolutamente forte. La sua formazione ha fatto molta impressione, dico la verità, soprattutto a centrocampo e in attacco. Ci lascia un pochino perplessi forse in fase difensiva, no? Le ha citato il primo gol, insomma, a far girare un uomo in area di rigore in quella maniera, insomma, ma capita, noi abbiamo una difesa comunque che cambiamo continuamente perché dobbiamo per forza di cose fare un turnover. Oggi rientrava Baroni, ha giocato Benedetti, Crialese al posto di Germoni, e quindi dobbiamo continuamente cambiare, però abbiamo un buon assetto, nel secondo tempo siamo stati abbastanza alti, poi gli errori ci stanno, anche nei nostri gol ci sono gli errori da parte dell'Arezzo, quindi va bene. Devo dire che è stata una bella partita, una partita comunque combattuta, fisica, ma anche tecnica, anche di qualità da ambedue le parti, quindi va bene. L'Arezzo può rimanere in questa posizione, secondo lei? Ha le potenzialità per farlo? Assolutamente sì, una squadra di qualità, io ho visto diciamo quasi tutte le squadre ormai, o perché ci abbiamo giocato, perché comunque le abbiamo viste. Una squadra che ha buona qualità, buoni giovani, qualcuno, chi è meno giovane ha tanta esperienza, grande esperienza, quindi secondo me è una squadra che può fare un grande campionato. Era abbastanza amareggiato, no? Per il primo tempo della sua squadra, e questo è anche un complimento in diretta all'Arezzo. Sì, un po' agitato anche nel corso della ripresa, si è alzato, ha inveito contro l'arbitro. L'arbitro che non so come ha fatto a non buttarlo fuori, insomma, era paonazzo a un certo punto, si è messo anche a contestare una rimessa laterale, roba dell'altro mondo. Però insomma, questo è un ottimo allenatore, anche se io mi tengo stretto il mio, che ha del gran bel materiale tra le mani. Ricordiamoci che l'Entella, insomma, fino alla
quinta, sesta giornata, ancora sperava di essere ripescata in Serie B, quindi è la stessa squadra che l'anno scorso più o meno era in Serie B con qualche rinforzo, che era stata allestita perché erano convinti, e fra l'altro era giusto, diciamo le cose come stanno, insomma l'Entella doveva essere ripescato a norma, insomma, non so, poi hanno fatto veramente una cosa incredibile e alla fine ce la siamo ritrovata lì. E ci sarebbe, diciamo, bisognerebbe che qualcuno ci spiegasse alla fine cosa succederà alla fine al termine di questo campionato, no? Si vocifera che potrebbero esserci due promozioni dirette, un'altra promozione dai play-off dei tre gironi, insomma una cosa, si vive un pochino, si naviga un pochino a vista come al solito, insomma. Poi vedremo, perché il nuovo presidente della FIGC, Gravina, adesso che ha preso i voti, no? Magari, cioè quando deve essere eletto, magari peronava certe cause, poi quando arrivano nel posto dove dovevano andare, magari le cose cambiano. No? Sì, questo non succede solo nel calcio, in generale, quando abbiamo bisogno per arrivare in una determinata carica si promette, poi dopo chissà. Non lo so, anch'io come Massimo aspetto di sapere quali saranno le promozioni, quante, i playoff se rimarranno invariati come l'anno scorso, ci saranno delle novità, qui ancora non sappiamo niente di certo, comunque noi non è che ci deve interessare particolarmente, l'importante è andare sempre tutte le domeniche in campo per cercare di vincere e far divertire i tifosi come effettivamente stanno facendo fino ad oggi. Ecco, Amaranto Magazine sottolineava che in un mese, no, si sono persi circa 900 tifosi, però questo diciamo che è un po' fisiologico, soprattutto in una piazza come questa che vive molto sull'onda dell'entusiasmo, quindi quando l'Arezzo era prima in classifica, no, chiaramente erano tutti tifosi e poi si ritorna più o meno al solito numero. Sì, la soglia è sempre la solita, insomma i grandi fedelissimi sono intorno a 1500, insomma quelli che pioggia, vento, condizioni climatiche proibitive o classifica anche o brutta, prestazioni brutte, comunque ci saranno sempre, su quelli si può sempre fare affidamento, poi aumentano nel momento in cui le cose vanno meglio, però io dico che aumentano anche quelli che poi, specialmente in tribuna, beato Paolo che se ne sta in curva, perché io insomma come lui sono uno che starebbe in curva, insomma quando non lavoro prendo e ci vengo, insomma ultimamente mi capita veramente raramente, però insomma sarei sempre lì e col cuore ci sono sempre, in tribuna invece devo sopportare i mugugni dei palati fini che magari siamo secondi in classifica, ci stiamo giocando il primo posto, qualcuno sbaglia un passaggio, allora che comincia i soliti ululati che vengono fuori, che a nervi scoperti, veramente all'effetto del seganervi, una cosa del genere. Hai detto bene, comunque prima anche dell'Entella, che era l'unica società che diciamo aveva diritto di essere pescata, e questo chiaramente avrebbe cambiato anche un po' questo girone, probabilmente avrebbe messo avrebbe rimesso anche a posto le cose, no? La Viterbese che protestava poteva essere inserita qui e praticamente avrebbero messo ordine a queste storie. Adesso ci saranno la partita con il Gozzano, poi ci sarà la partita a Santo Stefano, questa è un'altra novità, perché non credo nella storia mai successo che si sia andati allo stadio il giorno di Santo Stefano. Va bene, ma io comunque ci vado comunque. Comunque, sì. Avevo dubbi. Io anche per Natale, ma quando c'è l'Arezzo, c'è l'Arezzo. Alle 20:30 del 26. No, giocare alle 20:30 di Santo Stefano è l'idea. Poi magari nevica anche nel pomeriggio, insomma. Ma che è? Per incentivare la gente a venire allo stadio. Questi, io vorrei sapere veramente se sono stupidi di natura oppure lo fanno apposta proprio per allontanare la gente dallo stadio. Secondo me
è un disegno proprio scientifico studiato a tavolino per allontanare la gente dagli stadi e metterli davanti alle comode poltrone e guardarsi le pay TV. Quindi penso che sia un disegno di questo genere, perché se essere stupidi fino a questo punto è veramente dura. E si giocherà appunto con la Pistoiese. Ieri la Pro Vercelli ha vinto al 93esimo, il Pisa terza vittoria consecutiva, insomma la classifica sul Pontedera, la classifica si sta con il Siena che ormai è risalito dopo la partenza difficile, quindi una classifica che diciamo che si sta un po' livellando. Sì, si sta livellando e credo che alla fine, ovvio, sto per dire una cosa quanto mai scontata, ma insomma è una verità, insomma basta prendere l'almanacco del calcio dell'anno scorso, dell'anno precedente, insomma arriva in fondo chi ha più continuità, chi riesce a... E da questo punto di vista sono molto fiducioso per l'Arezzo, perché alla fine del girone d'andata, due partite dalla fine del girone d'andata, ha perso in due circostanze, meritatamente una volta sola, quella che non ci aspettavamo nessuno, insomma quella contro la propria Piacenza, a Piacenza. Per il resto a Torino abbiamo visto... subito gol praticamente, perché i due gol della Juve erano probabilmente irregolari tutti e due, no? Sì, ma insomma gli arbitri, si sa che insomma davanti a certe circostanze insomma vedono scritto Juve, quindi oh mamma mia, la Juventus, andiamo buoni, diciamo, dicono così, voglio sapere, ecco, lì ecco, una cosa forse l'unica cosa che non ho condiviso dei tifosi è non aver partecipato a quella trasferta, perché veramente giocavamo in un clima surreale. E la protesta la condivido, perché la condivido in pieno, però la forma no, ve lo dico perché a fine gara più di un giocatore di Stromato ci sono mancati i nostri tifosi. E al ritorno ci saranno soprattutto? Perché... Non lo so, questo sarà una decisione che fanno i gruppi organizzati, vedremo, non lo so. Io sinceramente la Juventus B, come altre squadre, tipo Milan, Inter, Roma, Fiorentina, qualunque altra squadra, secondo me snaturano questo campionato, non ci dicono nulla, per cui la protesta la ritengo giusta. Poi il fatto chiaramente che se la squadra è stata penalizzata può essere vero, però a volte bisogna anche combattere queste cose, se no pigliamo sempre la testa e non va bene. Sono degli ideali, insomma, sono per cui ideali, combattere. Sì, ideali diciamo da proteggere, dai, diciamo così. No, no, io sono come te per combattere, però sono per entrare striscioni, canti e contestare attivamente. Ma questo, ora ho aperto una piccolissima parentesi, io anche ieri i ragazzi della curva Mignelli sono stati commoventi, perché hanno fatto una scenografia pazzesca, veramente io contengo sempre in radio cronaca l'emozione, perché insomma sono in diretta, devo raccontare quello che succede, però insomma sono ragazzi che ci sono sempre, perché hanno fatto tutte le trasferte, compreso quella di Piacenza, giocavamo alle 18:30 in una giornata lavorativa, quindi in tanti hanno preso, c'erano 100 spettatori, la metà erano di Arezzo, 56-57 erano in curva, quindi che si può dire a questi ragazzi, sono una standing ovation, un applauso. Tra l'altro vorrei aggiungere che oggi è anche il compleanno del gruppo Ultras, perché 17 aprile del 96, mi sembra, 90 qualcosa del genere, comunque è il loro compleanno, per cui auguri ai ragazzi degli Ultras come anche a quelli degli altri gruppi che sono bravissimi, sono veramente... Sono stati dicembre però, o aprile. Dicembre, scusa, no, aprile purtroppo è una giornata catastrofica, mi ha confuso, 17 dicembre. E appunto tutti i gruppi della curva sud sono encomiabili, perché sinceramente mettono sacrificio, impiegano il loro tempo privato, mettono soldi e insomma voglio dire c'è solo da fare gli applausi. Però domenica insomma siamo una delle migliori curve del girone, sicuramente dopo il Pisa penso siamo i migliori in assoluto. Torniamo tra poco. Ultima parte qui dal Caffè Amaranto con A Tutto Campo. Allora non ci rimane che ascoltare le interviste a Borghini, che ha fatto un'ottima partita, e a Foglia, che ha fatto un gol straordinario su un altrettanto straordinario assist di Serrotti. No, sono contento per il gol, per come è venuto,
e soprattutto averlo fatto sotto la curva, perché non mi era mai capitato, ne ho fatti pochi qui con la maglia dell'Arezzo, quindi sono contento di esserci riuscito, ho provato ed è venuta bene, quindi sono contento di questo. Un pari come questo non so se ha il sapore della beffa, alla fine ci può stare considerando le assenze. Pari, guarda, ci dispiace perché sicuramente una volta che vai sul 2-0 vuoi portarla a casa e pensi di portarla a casa, forse negli ultimi minuti dobbiamo essere un po' più maliziosi, un po' più furbi, ecco, nel riuscire a portarla a casa, perché non è la prima volta che ci succede di prendere gol gli ultimi minuti, quindi su questo dobbiamo lavorare. È inciso soprattutto no, quel gol forse preso troppo presto all'inizio del secondo tempo. Forse sì, però poi comunque abbiamo fatto la nostra partita, è vero che nel finale abbiamo sofferto, ma è anche vero che veniamo da tante partite consecutive e ci sta un calo soprattutto contro l'Entella, che non è che l'ultima arrivata, anzi ha giocatori di B, quindi sicuramente loro gli ultimi 15 minuti hanno spinto sull'acceleratore, noi dovevamo essere forse un po' più scaltri nel mantenere il risultato. Avete messo così in difficoltà nel primo tempo, comunque penso sia un'iniezione, no, di fiducia ulteriore. Sì, ma questo diciamo che non è la prima volta che ci succede, contro le squadre più forti sulla carta di noi abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare alla pari, è successo anche oggi. Peccato, ti dico, perché sul 2-0 portarla a casa sarebbe stato un grande risultato. Il primo tempo secondo me l'abbiamo messo parecchio in difficoltà e si è fatto un gran primo tempo. Anche il secondo tempo purtroppo abbiamo preso quel gol all'inizio e ci ha un po' penalizzati, però comunque nel complesso secondo me è stata una buona partita e sì, come hai detto te, in questo momento magari le cose non ci girano benissimo. A livello personale come sta andando? La seconda partita consecutiva che parti titolare, oggi c'è anche questa emergenza difensiva, insomma ti sei ritagliato un ruolo importante. Come ho detto prima, sono contento perché mi sembra di aver fatto una buona prestazione, però ho sempre lavorato al 100% tutta la settimana da quando sono qui, anche se non giocavo. E mi devo far trovare pronto quando vengo chiamato in causa e sono contento di questo perché mi sono fatto trovare pronto. Senti, la seconda rete come è maturata? È stata una palla gettata forse troppo corta lì fuori dall'area? Non so come l'avete vista. Sì, la seconda rete c'è stata questa respinta che è proprio capitata a pennello a quello che ha fatto gol. Magari sì, se si respingeva un po' più forte forse si poteva evitare, però sono cose che ci stanno secondo me. E è stato un episodio e loro sono stati bravi e cinici a fare gol. Ecco, la che sta giocando possiamo dire con le più forti e raramente andate in difficoltà, cioè quasi mai. Cosa vuol dire questo? Secondo me abbiamo, cioè in questo campionato siamo una delle squadre con la maggiore organizzazione sia tattica che di gioco e questo è molto importante, va anche dato merito al mister e a noi che comunque ci mettiamo sempre a disposizione al 100% tutti, dal primo all'ultimo, e questo penso il gruppo e questa cosa sia la nostra forza. In questo finale vorrei parlare un po' della società, nel senso di quello che, anche se non lo possiamo sapere ovviamente cosa accadrà, abbiamo visto un'altra passeggiata come altre volte prima della gara, no? Di La Cava, Testini e Pieroni, non c'era il vicepresidente Anselmi come già era accaduto in altra circostanza. Che cosa ti aspetti che accada, diciamo, anche dal punto di vista, perché è stato detto, hanno già detto che dei big non partirà nessuno, no? Ci saranno dei giocatori probabilmente che saranno, se troveranno mercato, magari mandati a fare qualche esperienza. La domanda quindi appunto è se davvero riusciranno a resistere magari a tenere Buglio, a tenere quelli che si stanno mettendo più in mostra, e vista la posizione di classifica se conviene fare uno sforzo magari per cavalcare quest'onda positiva. Ma io parto da questa seconda domanda, sarà vista insomma, l'assetto societario secondo me sarà abbastanza difficile che facciano investimenti, qualcuno arriverà sicuramente, ma che Arezzo possa prendere, faccio un esempio, la
la famosa punta pesante davanti, anche se insomma si potrebbe qui stare a discutere, per me ce n'è bisogno, perché mi tengo Brunori e Cutolo, Cutolo e Brunori, con Persano a, a fare la staffetta eventualmente a Brunori. E, io metterei una firma veramente a rimanere in questa maniera, cioè io se si rimane in questo modo e non cedono alla tentazione, secondo me l'Arezzo, lo dissi dopo la sconfitta di Alessandria contro la Juventus 23, fui diciamo così registrato da, da Gianni Brunacci, il quale mi disse, io disse, ragazzi ve lo dico oggi o noi arriviamo fra le prime quattro, e mi disse, ah, se c'è coraggio ti registro, beh registra, io ho detto, lo dichiarai, dichiaro ufficialmente oggi, non mi ricordo che giorno era, arriviamo fra le prime quattro, sono straconvinto che sia così, sono straconvinto perché la nostra è una squadra di grandissima qualità, sono straconvinto perché le tentazioni ci saranno, però come giustamente ha sottolineato Pieroni, vendere a gennaio sarebbe un suicidio anche dal punto di vista economico, perché se te arrivi tra le prime quattro, fai un buon playoff, insomma i giocatori hanno, hanno un altro valore alla, alla fine del, del mercato, insomma li devi valorizzare, e non so quanto possa essere per così dire una scelta intelligente privarsi a gennaio al di là delle, delle mega offerte che possono giungere. E, ripeto, secondo me sarà difficile che la Cava e Anselmi arrivino a, a rinforzare questa, questa rosa. Però insomma ecco, io poi vorrei sapere anche voi cosa ne pensate, cioè dove la rinforzi questa rosa? Forse manca un, forse un centrocampista in più di qualità, sto parlando io, però ecco, proprio andare a cercare un po' il pelo nell'uovo, io ci metterei una firma gigante a rimanere con questo assetto. Ultima battuta, sono straconvinto delle prime quattro posizioni, non solo per quello che è successo ieri, ma perché noi siamo una formazione tecnica, molto di qualità tecnica insomma, alta, e in questo frangente stiamo un pochino anche soffrendo, perché ovviamente non, i terreni un po' allentati non, non sono l'ideale per una squadra di questo tasso tecnico, quindi secondo me se si arriva a, a, a girare a marzo a contatto con le prime posizioni, io credo che ci sarà da divertirsi. Sentiamo anche Paolo, considerando che l'Arezzo, appunto, hai detto bene, no? Alla fine solo con la propria scienza, pur comunque anche quella in teoria potendola vincere, poi per come sarà messa, no? A un certo punto, poi onestamente effettivamente è forse l'unica partita dove la squadra è un po' mancata. I risultati proprio freddi ci dicono una sola vittoria nelle ultime sette per l'Arezzo, quindi chiaramente c'è una propensione al pareggio abbastanza evidente, no? Nelle, sì, nelle ultime giornate. Nelle ultime partite sicuramente, allora, vediamo andando avanti. Io però... Ma sai, essendo tifoso a gennaio qualcosina farei, non tanto. Innanzitutto è importante, come ha detto Massimo, mantenere l'intralatura della squadra, che secondo me è buona, molto tecnica, molto forte. Però poi Pieroni è un maestro in queste cose, se capitasse l'occasione giusta, secondo me a volte ci sono anche delle occasioni non tanto che possono capitare, che magari non costano molto e che potrebbero produrre tanto invece, per cui qualcosina potrei fare, lo farei davanti sinceramente, perché è vero Cutolo, però Cutolo ha 35 anni, 36, ora non so l'anno preciso, si sa quante gare ti può garantire, esatto. Persano secondo me comunque non è non è all'altezza di questo campionato, questa è la mia idea, posso sbagliare. Brunori forte, però insomma solo con Brunori e l'esperienza di Cutolo secondo me serve una terza pedina, e in attacco io vedrei bene un goleador proprio, uno che sta lì sotto porta, cosa che non è né Cutolo né Brunori. Per garantire quei gol magari in quelle partite, esatto, dove... Esatto. Poi a centrocampo se Salifu, non si sa, io forse Massimo ne sa più di me di Salifu, ma... Se Salifu non è più disponibile, chiaramente qualcosina va preso anche lì. Questo insomma è da vedere, anche perché la cosa dell'Arezzo comunque è piuttosto ampia, perché basta vedere la panchina, al di là che non tutti sono giocabili, come dici te, no? Però come numero di giocatori per entrare bisogna anche sfoltire un po', no? Perché è veramente ampia la cosa.
Sì. Beh, su Salifu sono d'accordo con Paolo. Salifu c'ha un problema, c'è un problema che lo tiene un po' in ansia, cronico, che si sta trascinando da un bel po' di tempo. Io dubito che Salifu possa, diciamo così, essere utile alla causa. Probabilmente, insomma, non lo so, andava fatto qualche approfondimento in precedenza, perché siamo a Natale e ancora Salifu un campo si è visto poco o nulla, e tieni presente che dal punto di vista tecnico doveva essere l'acquisto a centrocampo di maggior qualità, insomma il tasso tecnico di Salifu non si discute, insomma ha giocato mi sembra una sessantina di partite in Serie A, insomma è ancora giovane, però purtroppo deve affrontare un problema, insomma, abbastanza serio. Io ringrazio molto Massimo Gianni, grazie a te. Il giovedì sera su Arezzo TV con Cartub alle 21.30. Grazie a Paolo Banchetti. Grazie a voi. E alla prossima, la prossima sarà la vigilia di Natale, però comunque continueremo anche con degli speciali a parlare di Arezzo. Buona serata a tutti.